sempre nel nostro mercoledì settimanale. L'incontro è con Adriana Pedicini, quella di questa settimana. Adriana, noi già la conosciamo, che è stata la nostra ospite. Dice più o meno un anno fa. Quindi abbiamo anche un grandissimo ritorno. Io ci tenevo ad avere Adriana nuovamente con noi, quella è un'occasione in cui stiamo bene, parliamo di tante cose, ma anche l'occasione per riflettere non solo sulla letteratura, perché Adriana si è occupata di molte cose che vanno anche abbastanza nella ricerca letteraria. Dopo ti farò una domanda per una curiosità su quel tuo libro, il tuo contributo su Da Europa all'Europa, per cui mi interessa molto. Io ho scritto per l'università un saggio sul rapporto tra nascita della cultura occidentale e diritto, ovviamente collegato alle questioni giuridiche, però mi interessava molto la tua, il tuo approccio relativo al tema del rapporto tra Europa, che è l'Europa come figura mitologica, e l'Europa come figura politica, come ambito politico. Oggi presentiamo Sazia di Luce, che è un'ulteriore raccolta di Adriana Pedicini. Io ci tengo particolarmente a sottolineare, come ho cercato di fare anche nel comunicato stampa, che è un lavoro che sviluppa i temi dell'umanesimo classico, ma che li sviluppa poi con un percorso tutto proprio, tutto personale, dove vi è alcune delle questioni più care all'umanesimo classico, come appunto il tema della religiosità, il tema dei legami affettivi, il tema della memoria, che però sono temi che poi Adriana ripercorre. Io mi permetto di chiamare Adriana, non dico la professoressa Pedicini, perché vuol dire troppo, quindi noi abbiamo degli incontri molto affettivi, quindi i nostri incontri non sono legati a un'esibizione. Noi cerchiamo di vedere un momento sicuramente salutiero, ma che era di grande condizione, che sono una condizione di valori, un momento che sono prevalentemente sentimentali. Io, per farvi capire ciò di cui parliamo, vi farei vedere, vi farei ascoltare in realtà. Io gli occhiali, ovviamente i miei limiti. L'ultimo passo. Vorrei che l'ultimo bacio sfiorasse le mie labbra come il primo, quando petalo di rosa odorosa umido posava con lama di luna sulla bocca, mentre a stento il pudore frenava il carro impazzito del cuore. Lacrime di ambra saranno a me diadema, e lieve mi coprirai con coltre di purpura e foglie, sazie di luce. E gialli petali, stanchi di sole. Leggiamo, sentiamo tutti, oppure li vogliamo alternare? Sì, sentiamo, vediamo, facciamo un applauso ad Adriana. Ringrazio la dedica a questo libro che mi è particolarmente caro, quindi sul tema dell'umanità, quindi in qualche modo facevo riferimento prima. Anche in questo libro tu affronti il tema, ripetutamente, il tema del dolore, della redenzione dal dolore. Lo affronti ovviamente con il linguaggio che è proprio quello della poesia. Ci racconti questa nuova esperienza innanzitutto, da che cosa è nata, come è nata, e quali sono secondo te i registri vocali emozionali prevalenti in questo libro? Va bene. Che mi sento tanto adatta dall'umore derogato dal professore.
Dunque, questo libro è nato dalla volontà di documentare una mia esperienza di vita forte. Ho sentito il desiderio, la necessità di questo desiderio di documentare ogni attimo di questo percorso abbastanza duro di malattia, insomma. E perché avevo acquisito una consapevolezza così forte di questa situazione apparentemente strana, così forte che volevo che fosse, che nulla si perdesse di questa esperienza, che diventasse in un certo modo emblematica da una parte, ma origine di una evoluzione che finisse con l'avere un significato per me, ma anche universalmente parlando, un significato positivo. Che cosa voglio dire? Che l'esperienza del dolore, della sofferenza, della malattia e perché no della morte è una esperienza molto complessa, problematica, no, complessa, perché investe l'intera umanità e per ciascuno di noi investe la vita tutta. Però noi facciamo l'errore di credere che la sofferenza e, in ultima analisi, la morte, parliamo proprio della morte, sia qualcosa di estraneo a noi e che sia un porto finale, un traguardo finale che il nostro malgrado ci capita prima o poi, ci capiterà prima o poi. E invece non è così, e questa è la consapevolezza che io ho acquisito perché ho voluto acquisire per dare pace al mio animo. Ho sentito la necessità di fare chiarezza in questo problematico argomento quale la morte. In effetti già Seneca ci ammoniva: voi vi lamentate che ad un certo momento vi compare dinanzi la morte, ma in realtà quel momento non è che l'ultimo di una serie di momenti che hanno inizio dalla nascita. Cioè tutto quello che di noi è stato non appartiene alla vita, appartiene alla morte, perché da quando si nasce incomincia a venir meno giorno dopo giorno, a indebolirsi, a scemarsi quel numero di anni che noi non sappiamo quale sia, ma tuttavia di giorno in giorno, di anno in anno, si diminuisce questa parte che appartiene alla vita, aumenta la parte che appartiene alla morte. Dunque, qual è la conseguenza di questa riflessione? È che la vita, nessun attimo della vita va perso, va sciupato in occupazioni inutili. Poi vorrei fare un riferimento alla grande bellezza. Sì, faceva molto di moda questo tema. Ho visto il film ieri sera in televisione perché talmente ne avevo sentito parlare, nel bene e nel male, per cui mi sono fatta un'idea mia. Poi ti ringrazio, dopo ci la racconti, perché io ho un'idea mia diversa da tutte degli altri. Era molto bravo, quindi mi ringrazio. Ma io ho anche una piccola recensione che devo andare una mia amica. Io ho fatto girare però su internet questa opinione che ci ha scritto l'amico medico filosofo, che stava facendo un dottorato di filosofia a Lisbona, che è venuto anche qui da noi a tenere degli incontri, che il. Si usano di
sfuggito, no, l'ho girato però, da tutti quanti voi, Vincenzo Luzzo, che ha un'opinione molto critica del film La Grande Bellezza. Io l'ho fatta girare perché secondo me è proprio l'altra faccia, io mi colloco in una posizione un po' intermedia, lui giunge proprio alle condizioni estreme di contrasto con questo film, dice perché, ma non per ragioni tecniche, non criticando le singole componenti, il regista, la sceneggiatura, la fotografia, l'attore, Giorgio Bindo, tra l'altro è una persona che noi conosciamo bene, io almeno lo conosco bene da tanti anni, però ne critica proprio l'impostazione metodologica, e quindi poi ero curioso di, siccome l'ho fatto girare, poi vi segnalo, per quelli che non sanno la nostra mail list, ce lo dite, dico la mia amica Facebook, che ve la faccio girare, così potete confrontarti con questa sua opinione molto legata anche al tema della filosofia. E dunque, sì, io credo che il tema della grande bellezza è un po' un tema che sta dietro a questo punto. Ma sì, insomma, allora il film di Sorrentino termina esortando a scorgere la grande bellezza che c'è nella vita, che è quella bellezza che ci sfugge, perché certamente non è la grande bellezza che noi abbiamo visto rappresentata, cioè la vita quale l'abbiamo vista rappresentata nel suo degrado più, non dico più buio, ma più grigio, più inetto. Io di questo film vedo i limiti, ma mi chiedo. Scusa, però l'ultima parola del film è, se non vado errato, trucco, la parola. Sì, è ficzione, sì, è tutto un trucco. Sì, vabbè. Ma voglio dire, il film stesso è una metafinzione, è una finzione del regista o il regista è stato sincero? Vale a dire, nel rappresentare una società decadente, ha creduto di fare un'opera di documentazione o in cui che crede, cioè la cui valenza negativa condivide, o ha voluto creare ad hoc un'opera, diciamo un'opera d'arte con quei connotati che danno fastidio a tantissimi, non lo so. In ogni caso rappresenta una società decadente che non ha né la bellezza felliniana, la poesia di Fellini, e neppure la né lo sguaiato divertimento, sguaiato ma pur sempre divertimento, dei personaggi petroniani, di Petronio. Lì abbiamo il divertimento volgare, per carità, volgarissimo, però c'è un certo compiacimento. Qui tutto è spento, tutto è, mi sembra, tutto spento, tutto di routine, azioni di routine, finzioni. Vincenzo Luzzo parla del suo saggio che vi ho mandato, parla di prevedibilità. Sì, tutto è scontato, tutto è scontato, ma soprattutto io vedo tanta inettitudine, inettitudine anche nel protagonista, in Toni Servillo, e che mi sembra un dandy che guarda con aria adesso a tratti stupita, a tratti strizzante, a tratti nostalgica, guarda però senza poter avere la forza di modificare alcunché anche nella sua vita. Infatti rimanda quel suo progetto di scrittura. C'è una frase secondo me molto carina che dice a una di queste feste, quando lui dice: è questo tutto quello che vedi, quella signora che ha preparato la tisana calda, lei dice,
dove vedi è niente, come si fa a raccontare il niente? È abbastanza emblematica. Sì, come si fa a raccontare il niente? Certo, quando non si ha quello che là, quello che per lui era diventato il niente, perché lui in questo ha una lucida consapevolezza. Ma quando non si ha nulla da costruire, nulla da modificare, certo, non ha da raccontare il niente, non ha da raccontare nulla, se non alla fine, quando quasi si dispiace di aver trascorso tutta la sua vita nella nullità, dopo un periodo però, nel periodo della giovinezza in cui diventa lui stesso protagonista di questa vita mondana, senza capacità creativa in effetti, e quindi alla fine decide che forse vale la pena di comporre quest'opera, che sa però che è un trucco. Però il limite del personaggio, della convinzione, del modo di pensare del personaggio è in questa riflessione che adesso faccio. Come dice Seneca, come sostiene Seneca, non bisogna aspettare gli anni, dice testualmente i 50 o i 60 anni, cioè il termine della vita per dedicare il proprio tempo a se stessi o per dedicarsi alle attività dello spirito, comunque alle attività avendo poi sciupato tutto il tempo che si aveva a disposizione in occupazioni inutili oppure nell'incapacità di produrre e di creare qualcosa di positivo. Cioè, manca, secondo me, in questo film manca la propositività, manca la capacità di creare qualcosa, manca la capacità, anche il personaggio di Verdone, adesso non ci diffondiamo troppo. Vabbè, dice, me ne vado perché Roma mi ha deluso, mi ha tradito. Però cosa ha fatto per non farsi tradire? Evidentemente il suo limite è non essersi saputo conformare a un modo di vita che evidentemente non sentiva come suo, però non ha avuto la forza, la tenacia o la volontà, la capacità di... Beh, si darebbe comunque molto da dire, lasciamolo per un attimo sospeso, perché comunque di questo voglio parlarne a breve. Ho chiesto al mio amico neolaureato di filosofia a Milano, quindi facciamo anche gli auguri, a Luigi D'Antonastaso, che si è laureato con la specialistica a Milano in filosofia, a Luigi, il nostro amico, socio della fondazione, uno delle menti migliori che abbiamo in questa zona, giovani menti. L'ho pregato di fare una riflessione, cerchiamo di organizzare un incontro dedicato a questo tema della bellezza, come un momento di riflessione un po' più ampio. Forse il dibattito che suscita non solo quello che è stato scritto pro e contro il film, ma soprattutto questa intelligente provocazione che ha fatto Vincenzo Nuzzo ci consente, con l'aiuto, il tuo aiuto anche, con le cose che ci hai detto stasera, ci consente forse di affrontare l'argomento in maniera un po' meno retorica, un po' meno come posso dire, entusiastica, di un entusiasmo che non necessariamente deve essere convinto. Rosa Maria, che mi conosce già prima di cominciare a parlare, già sapevo di un'opinione diversa rispetto a quella che è stata considerata dal figlio di Berlusconi, un grande successo italiano, anche loro l'hanno cofinanziato, quindi un grande successo italiano che adesso se ne vanta. No, ci interessa poco la parte economica, noi guardiamo il film. No, però dico, il fatto, però, sì, no, che no, sia considera stato che il tema del mercato è importante. Quello sì. è un film abbastanza adatto a un certo tipo di mercato, non a caso è un film che ha vinto tutta una serie di premi, tra cui appunto quello dell'Oscar, che sono legati a un certo tipo di mercato, quindi il tema del mercato non è trascurabile in quel genere di film. Però non voglio anticipare un dibattito a cui
vorrei pregarvi di partecipare, che coordinerà il mio amico Luigi Sant'Anastasio sul tema della bellezza tra filosofia e realtà, perché poi lì c'è tutto da dire anche sulla figura della santa, ci sarebbe veramente tanto di cui parlare. Io ho moltissimi dubbi, ho moltissime, come ho già detto alla mia amica Maria Teresa, moltissimi dubbi sulla qualità così specchiata di questo film. Ovviamente chi ha un'opinione di Roma, un'opinione di Napoli, che oggi ho visto che è uscito sui giornali il discorso della decadenza di Napoli, la decadenza di Roma, ovviamente ognuno, poi io ho vissuto molto a Roma, sono nativo di Napoli, ho un'opinione anche lì diversa di quella caricaturale che se ne dà in certi tratti del film. Però non vorrei troppo allontanarci dal tema, che invece è quello del torturo, che invece alle sue spalle ha questa questione molto cara, alcuni degli aspetti sono trattati in quel film, perciò dicevo un po' il sottofondo, rivedendo quel film. Insomma, è forse differenza, perlomeno rispetto all'interpretazione che ho dato io del film, rispetto ai personaggi del film, è la volontà, invece la volontà comunque di trovare anche nel tunnel, di percorrere il tunnel, o comunque la l'inerzia psicologica che subentra a delle situazioni, delle esperienze molto forti negativamente, di reagire e trovare dunque una luce incontro al tunnel, che è quella che poi dà senso alla vita e dà senso a tutto. Una luce che però in qualche modo ti sazia, come questi la... Sì, perché mi disvela il mistero della vita, che è bene e male, sia sofferenza e gioia, che vita e morte. Dimmi quale devo. Daella ci assiste con le luci. Mai la pioggia noce a chi ne prevede gli assalti. Di là avanzi in grumi di polvere su foglie mai sazie del desiderio di bagnarsi come gli uccelli nella fangosa pozzanghera. Ho costruito in antico baluardi di difesa su sentieri di dolore. Della fede è molto presente nel tuo libro. Che risposta è stata la fede a questo lavoro? La fede è stata una riconquista, perché dopo aver vissuto profondamente in una sorta di autoanalisi, perché molti mi hanno chiesto infatti, ma hai avuto un supporto psicologico? Dico no, questo percorso l'ho fatto da solo, certo il supporto affettivo c'è stato della mia famiglia, però questo percorso di autoanalisi è assolutamente originale, di analisi assolutamente originale. Dunque, ho intravisto, durante le mie riflessioni, ho intravisto
il senso nuovo della mia fede, che dapprima era, che quindi in questa nuova prospettiva aveva bisogno di rinnovarsi, perché la sentivo stantia, la fede di prima. È stata rinnovata dal dolore, e nel dolore mi ha dato nuova luce, perché è stato il filo di Arianna che mi ha accompagnato nell'uscita dal tunnel. Non è stato il sollievo o il supporto cieco, in base al quale io ho dato una svolta a questa mia situazione. No, è stata una fede ragionata, ancora di più ragionata, anzi ragionata rispetto alla fede che avevo prima. E però mi sono chiesta, ho fede, se io ho fede devo vivere anche questa dimensione poco bella che è quella del dolore, devo viverla dando il senso del tutto anche a questo frammento di vita. Il senso del tutto è il senso di appartenenza, il senso dell'identità. Per cui non può un segmento di vita negativo gettarmi nella disperazione. Devo viverlo perché fa parte della vita, della mia vita. Quindi se amo la vita, la mia fede mi dirà che amo la vita, mi insegnerà che amo la vita, che la vita va amata in tutte le componenti, in tutti i suoi aspetti. Per cui la mia fede non è staccata dalla vita, la mia fede si tramuta in vita e la mia vita testimonia, diventa la testimone più significativo più significativa della mia fede. Cioè la fede deve diventare prassi, deve diventare fatto, deve diventare pratica, deve diventare autenticità di vita, negli aspetti fondamentali di qualunque essere, ancora di più di un cristiano. Quindi la mia fede deve diventare vita vissuta nell'amore, vita vissuta nei valori, in tutti quei valori che fanno di me una persona credente. Per cui anche cioè testimoniare la fede, avere fede, quella fede che mi ha aiutato a capire, non significa credere astrattamente in qualcosa a cui io poi mi possa appellare per avere l'aiuto. No, significa vivere concretamente testimoniando i valori che mi hanno disvelato questo nuovo senso della vita, che mi fa amare le cose belle, che mi fa amare ogni giorno, che mi fa sorridere, metaforicamente parlando, sorridere ad ogni nuova alba, che mi fa ammirare con rinnovato stupore ogni tramonto, la capacità di conoscere e di amare, di apprezzare negli aspetti più semplici ma anche più complessi, più profondi ma anche più evidenti, la vita, senza perdere nessun attimo nella noia, nell'indifferenza,
nella amarezza. Cioè, ho riscoperto una gioia di vivere che forse prima non aveva, o che era troppo scontata e fin troppo relegata solo in alcuni ambiti, solo in seguito al raggiungimento di determinati obiettivi, di determinati traguardi. Adesso anche il nulla può essere grandissimo, perché anche il nulla, anche nel piccolo c'è l'universale, per cui anche nelle piccole cose si arriva poi a scoprire il fascino della vita, e di qui poi quello che agli occhi dei più semplici e dei più distanti dalle persone che vivono queste situazioni di questo male che fa tanta paura, e dunque molte volte ci si sente dire: sei forte, come sei forte, tanto tu sei coraggiosa. E vabbè, forza e coraggio, che sono delle conquiste dolorosissime, però una volta conquistate c'è una gioia che emaniamo, perché ormai mi sento di far parte di un gruppo di persone. Poi su Facebook ci sono diversi gruppi, non so, il Cantro, e poi Tutti Uniti contro il Cantro, Amazzoni e Valchidie contro il Cantro. C'è una positività in questi gruppi, una positività, una gioia di vivere, una voglia, soprattutto una voglia di condividere. Da prima anch'io mi sono sentita quasi contaminata, sporcata da questo male, da questa malattia, e ne avevo vergogna, avevo pudore a parlare. Adesso non ne parlo tranquillamente, e anzi questo libro è nato anche dalla volontà di condividere questa esperienza così forte, e quindi il superamento di questa psicologica, dal punto di vista psicologico perlomeno, di questa esperienza così forte, a beneficio di quanti si trovassero nelle stesse condizioni, perché chiudersi nel proprio male egoismo, comunque egoismo. Ecco, parlavo prima di autenticità dei valori della vita. Allora, l'amore come condivisione, l'amore come condivisione dell'entusiasmo, della bellezza, dell'acquisizione della positività della vita, è amore condividerlo con gli altri, con chi ha bisogno di capire che oltre al male che si vive c'è anche la possibilità di superare, di vedere la luce al di là o nonostante il male. C'è un avvocato di Benevento che ha scritto il tumorato di Dio, che poi ha portato negli ospedali e insomma, mi hanno detto che è stato di supporto, di aiuto. Ci parli molto della solitudine, e mi ha ricordato una cosa che è contenuta in quella poesia che forse lì ho scrissi a mia sorella quando già aveva malaticato, per non riuscire a superare quella difficoltà. E mia sorella diceva una cosa che mi colpiva molto: diceva che le persone che non soffrono non capiscono quello che soffrono, cioè che non c'è un'incomunicabilità tra la sofferenza a differenza di tutte le altre malattie, non di tante altre, a differenza di tutte le altre malattie, questa benedetta malattia ti getta nel panico, letteralmente getta nel panico, e tanti soccombono perché vanno in depressione, eccetera. E allora si cerca di tirarsene fuori, come è avvenuto nel mio caso. Però la sofferenza enorme che si prova
avendo questo compagno dentro, questo compagno di vita, purtroppo, di viaggio, è una sofferenza che nessuno può capire. Anche le persone che ti sono più vicine, che ti vogliono più bene, non possono capire fino in fondo che tipo di sofferenza strana sia quella di questo male. È una sofferenza piena di timore, di paura. Ecco, insomma, il vedersi, la sensazione tremenda di vedersi circondato, chiuso in una prigione da cui sai che non uscirai più. È soffocante, che ti veramente ti paralizza. E cioè, ecco, in effetti, anche quando si soffre per tanti altri motivi, c'è la speranza che il domani cambia, non che domani possa cambiare qualcosa. In questo male, il primo pensiero che ti viene, ecco, non cambia niente, perché non c'è un domani. Il domani non c'è. E questa è l'autenticità, poi, dentro. Io credo che questo sia uno dei motivi dell'autenticità anche delle cose che tu scrivi, perché tutto nasce da questa scelta che tu hai fatto con te stessa, a un certo punto, di non avere, tutto quello che tu hai detto prima, il rapporto vita-morte, no? Quando tu hai detto che il rapporto vita-morte noi ci rendiamo conto, non ce ne rendiamo conto, ma è così. Ogni giorno della nostra vita è in fondo un'esperienza ulteriore del momento, certo, di distacco dalla vita. Certo. È esattamente la caduta del filtro, dello specchio, dell'incapacità di guardare la realtà in faccia. In fondo il cancro ti dà questo, ti dà la possibilità di guardare la tua vita in faccia e di capire, certo, che la tua vita, certo, ha un doppio fondo. Ha una doppia faccia, quindi ha un doppio momento di espressività, e questo doppio momento di espressività poi finisce, una volta acquisita questa consapevolezza, soprattutto come nel tuo caso sei riuscito a combatterlo, finisce per diventare una grande forza, certo, una grande forza che in questo libro è presentissimo. Si viene modificati completamente. Anche il tuo senso di solitudine di cui tu parli spesso, non parli molto della solitudine. Il tuo senso di solitudine di cui parli tanto, in fondo un senso di solitudine che non è un senso di solitudine negativo, cioè io lo vedo come un senso di solitudine, come una conquista, anche quello come una conquista. Beh, allora, cioè, io ho scritto una poesia, no? Sì. Questa, non so se ce n'è se più due. Ci rifiuriamo alla stessa, no, qui, questo l'ho scritto a qualche ospedale. Leggiamo un attimo, sì. Sola io il mio tempo, io e la mia vita, salva solo la solitudine. Sonno senza sogni, tuffo nel gorgo di fredda tenebre, il fiume di vita è fermo all'ansa, si attende un nuovo vento a sparigliare i frustoli del mare, perché l'alba riapre una nuova via, questa danza di stelle sulla mia malinconia. Tu usi questa parola frustoli, che tra l'altro è anche in un'altra poesia, sì, un po' successiva. Il tema del frammento, no? Il tema dello scompaginamento. Questa l'ho scritta la sera prima dell'intervento. La sera prima dell'intervento. E ecco, come ho detto prima, gli altri si condivide, è vero, si condivide, non vorrei adesso sembrare, si condivide il dolore e la sofferenza, però ero io, solo io, che l'indomani avrei affrontato. E quindi è davvero il sentire la solitudine, il sentirsi soli, perché da soli si affronta il clou di tutta la situazione. Senti, mi quella canzone bellissima. Da soli si muore. Da soli questo si pensiero muore. Non vi consoli, quando si muore soli. Dice Fabrizio De André. E poi quindi pensavo al questo sogno senza sogni, perché chiaramente l'anestesia ti produce questo ti dà questo apparente sonno, ma che in realtà non è un sonno e non ci sono i sogni. Io tra l'altro sogno moltissimo. E
quindi l'unica cosa che l'alba, l'unica speranza è che l'alba potesse di nuovo disperdere questi i segni del male, di queste ore così pesanti, di questi momenti così... Però tu hai raggiunto la sazietà della luce, no? Quando mi sono autoconvinta che la vita va avanti e la vita va amata, anche sì, ho acquisito la serenità, e il, voglio fare un nuovo riferimento alla fede. Io, dunque, da luglio che ho scoperto questa situazione, fino a novembre, io sono stata male, male, anche psicologicamente male. Sono stata male, quindi non è stata una cosa semplice. Però poi, ecco, in queste poesie c'è, ad un certo momento, c'è una cesura. Ad un certo momento si avvicinava il Natale, ecco, e mi sono poste tante domande, mi sono poste tantissime domande. Che cos'è il Natale? Tu ne parli? Sì. Che cos'è il Natale? Il Natale è... Vies Natalis è il giorno della nascita, una nuova nascita, e quindi se la nascita che ogni anno si ripresenta per noi, per chi è credente si ripresenta, ma che senso ha questa nuova nascita che simbolicamente si da 2000 e passa anni si ripropone ogni anno, se poi non serve a modificare veramente il nostro habitus, la nostra anima, allora dico, questo Natale non passerà così, in questa condizione, in questa situazione psicologica. Se fede ho, se Natale è necessario che io cambi, mi rinnovi, che io rinasca e che riesca a dominare tutti quegli eventi, tra cui la malattia, tutti quegli eventi che vorrebbero portarmi, trascinarmi verso il baratro, verso il nulla. Io rinasco, rinasco a Natale, e allora mi sono imposta di... mandar via, bandire tutte le malinconie, tutte le tristezze, tutti i pensieri negativi, e poi pian piano è stato effettivamente così. Mi sono liberata, cioè mi sono liberata dell'ossessione psicologica del male, che, di questo male che, come abbiamo detto prima, è diverso da tutte le altre malattie. Mi sono liberata dall'ossessione psicologica, e, ed è il passo più grande verso, dicono, dicono, verso la guarigione. Poi siamo, facciamo i controlli di tanto in tanto, vedrà, vedremo questo sì. Viaggio. Quale vogliamo sentire adesso? Perché... Oh, comunque non mi sono mai chiusa nel mio... diciamo nella mia condizione, nella mia situazione, ho tenuto presenti tanti altri scenari di sofferenza, infatti qui c'è una poesia che è Mare, Mare Monstrum, dove non è Monstrum, non è un errore, Mare Nostrum sappiamo è il Mar Mediterraneo, però è diventato un mostro, un prodigio mostruoso per tanti che vi hanno trovato la morte. E infatti il 12 novembre, del, 12 settembre del 2012 mi colpì, oltre alle tante sciagure ancora più gravi di questa, però mi colpì quella, quell'episodio, cioè della nave e del gommone, non so che del gommone, dell'imbarcazione così di fortuna, su cui erano 100 povera gente proveniente, adesso non ricordo da dove, 100, che tentavano di sbarcare, di raggiungere le coste della Sicilia, però poi ci fu un naufragio, 50 morirono.
e 50 si salvarono il 12 novembre del 2012. Settembre 2012. E questo è Mare Mobius. Quindi, per non farmi mancare niente, ho intrecciato alla mia situazione anche il dispiacere, il disappunto per la sorte di tanti poveri. Carico di membra fantasma al fondo della chiglia. Occhi come fari penetrano il buio indistinto che levida scogli sbattuti dal vento di lacrime perse e di persa speranza, se appena più forte il flutto si abbatte come ala di nero destino. Non come chi la vita ogni giorno l'inventa o la sciupa nel tranquillo bisogno, ma come nasce ogni volta chi supera i nodi stretti e violenti di guerre e soprusi. Il vento ha aspirato più forte. Dei 100 che erano, solo 50 hanno visto l'arena, e degli altri la morte. Bene, ci sono tante poesie che ho appuntato, ma me le hai anticipate con le cose che ci hai detto. Finiamo con Chi siamo, perché quella la voglio leggere, però io non so se tu ce l'hai anche tra le letture di il lettore, diciamo, Ivo De Palma, che è bravissimo, Ivo De Palma. Chi siamo, finiamo con Chi siamo. C'è tutto un periodo in cui ho scritto dei saggi su degli articoli su una rivista che era la mia università, una rivista che è stata pubblicata purtroppo all'Università del Sangue per non molto tempo, in cui io mi interrogavo sulla stessa linea di pensiero, quella che tu utilizzi per Chi siamo. Noi avevamo una rubrica che si chiamava Noi siamo, e il mio scrivere era molto legato al tema interrogativo, appunto, che tu utilizzi in questa poesia finale. Volevo trattenermi ancora qualche minuto con te su due cose. Il mito d'Europa, che mi interessa molto, perché poi tutte le cose che tu ci dici, ci hai detto, che sono state legate alla tua esperienza personale, che ricordiamo era a valle dell'incontro che noi abbiamo tenuto qui l'anno scorso, e quindi a maggior ragione io ci tenevo che noi riproponessimo questa tua esperienza, che poi è diventata un'esperienza anche di scrittura, di poesie, la riproponessimo rispetto a quell'incontro dell'altra volta, che era stato assolutamente un premonitore di quello che è accaduto dopo, ma che sicuramente conteneva una parte, se noi andiamo a rivedere, una parte di quello che ci siamo detti oggi. Quindi avevamo costruito un pezzettino di questo nostro momento di stare insieme, no? Della nostra fondazione con te. Ricordo che quando vuoi è graditissimo il tuo ritorno. Ma l'Europa è un mito, che è un mito, come sapete tutti, un mito di sottrazione, un mito anche di impossessamento, un mito di bellezza, d'altra parte Zeus non si interessava, se no le donne molto belle, diciamo così, ed è anche un mito di allontanamento. Come l'hai interpretato tu questo mito? E poi ti faccio l'ultima domanda invece che guardare successivamente. Allora, a me è servito il mito di Europa come anticipatore di tutto quello che sarebbe stato il discorso poi successivo, o per dimostrare con delle prove di alcuni scrittori storici, eccetera, della provenienza della civiltà europea dalla civiltà greca e dalla civiltà latina. Per cui, dalle cose più banali come il nome stesso di Europa,
a questo vecchio continente è stato dato proprio grazie al mito di Europa. E poi in tutti i settori della vita, dall'arte alla letteratura, dalla politica al commercio, tutto proviene, ha la sua provenienza da questa grandissima miniera che è stata la civiltà greca soprattutto, e poi la latina, forse nell'aspetto giuridico più dalla latina, sì. E dunque il rasoio delle distanze didattiche per cui sono impostate come percorso didattico per gli alunni del liceo quando insegnavo, sì, ma questo testo, che poi è diventato un libro, in realtà non è altro che il frutto di uno studio, una ricerca fatta in seguito ad un incarico ministeriale che io ebbi dall'ispettore Favini in seguito a un viaggio in Grecia, ad un seminario che seguimmo da tutta Italia, insegnanti di tutta Italia a Siracusa, sul teatro antico. E vabbè, ci fu una serie di interventi durante il convegno di ispettori vari dopodiché bisognava partecipare dal pubblico, noi altri che costituivamo il pubblico di ascoltatori, e eravamo invitati a partecipare alla discussione, sicché anch'io feci un intervento sul teatro antico, eccetera, eccetera. Dopodiché mi arriva una lettera dall'ispettore Favini dicendo se ero d'accordo, in cui mi chiedeva se ero d'accordo, se volevo accogliere la proposta di lavorare su un tema da me scelto per creare, insomma, materiale da inviare poi all'IFSAE, il vecchio IFSAE, adesso magari non si chiama più così. Però mi diede un tempo stabilito, un mese. In un mese io dovevo trattare l'argomento, sviluppare l'argomento, e poi insieme a tanti altri lavori di altri colleghi di varie parti d'Italia avremmo mandato questo lavoro a lui, e poi stesso Favini, stesso l'ispettore avrebbe mandato a Lucia dietro compenso. Se non ti è caso di dover, vabbè, quindi in un mese lavora a ritmo frenetico, anche perché poi sui vari temi trattati, tipo l'importanza della legge, la pena, non so, il valore della democrazia, l'educazione dei figli, vari argomenti, eccetera, eccetera. Io ho reperito le fonti, cioè ho conservato ancora sul computer i vari passi che documentavano la tesi che io andavo sviluppando, anzi io ero partita dai testi, Bene, cadde il governo, non si fece più niente, compenso men che mai, però mi è rimasto, poi tutta questa raccolta mi ha fatto un libro, insomma. Benissimo. Poi ci confronteremo col tema dell'Europa, questo è un tema che mi interessa particolarmente, ripeto, l'ho analizzato. Peraltro tu hai citato tutta una serie di argomenti, qua la democrazia, la pedagogia, che noi abbiamo anche con Luigi, che sta lì in fondo, abbiamo trattato nei nostri corsi all'interno, al di là dei nostri incontri di mercoledì, nei nostri corsi che abbiamo svolto prevalentemente per l'Istituto Telesia di Telesia Terme, cioè la vicepreside, quindi, che all'epoca era meno affettiva nei nostri confronti, non ci frequentava, però la preside. Testimoniale che ne abbiamo fatti per due corsi. Dunque, io volevo semplicemente ripercorrere rapidamente con voi alcune delle cose contenute qui, alcuni degli argomenti. Il tema del miracolo, che è un altro dei temi a me particolarmente cari, soprattutto in quella poesia che dedicai a mia sorella. Il bacio, la poesia l'abbiamo sentita, l'ultimo bacio. Il Natale, me ne ha parlato Adriana, il tema dell'attesa, il tema dell'ascolto,
mai la pioggia lo avete sentito, il tema della primavera lo avete sentito, il tema dell'alba lo avete sentito, la primavera e comunque il cielo di marzo è uno dei temi legati a questa perenne primavera che noi possiamo decidere per noi stessi. Vi vorrei però, quindi vorrei fare un'ultima domanda a Adriana riguardante la questione della felicità. Anche tu tocchi nel parlare della felicità la questione della menzogna, la questione dell'ipocrisia, la questione della dolcezza di certe menzogne che noi diciamo a noi stessi. Tutta la tua poesia è poi anche una fortissima integrazione alla dimensione naturale delle cose, alla dimensione dell'entrare in contatto con la natura, entrare in contatto con i ritmi della nostra vita, con i ritmi fisiologici, non patologici, riappropriarsi di noi stessi, tu l'hai detto prima, anche attraverso il tema della memoria e quello della fede. A me interessa molto questo rapporto con la natura e il rapporto con l'ascolto, che poi sono due temi molto legati, sono a pagina 66 e 67, mi piacciono molto queste due poesie. Quindi ci sottraiamo a Ivo il privilegio delle ultime poesie, ve le leggo io, però il tema della natura e il tema dell'ascolto, due temi, anzi vi leggo prima queste due poesie e poi dopo tu ce ne parli. Il tema, la poesia natura. Un papavero sfoga rosso passione tra i fili d'erba sul prato, un giovane ciliegio con flammeo di bianche corolle il capo s'adorna, un gatto rossiccio in posa, alzato il mento sognone ai raggi del tiepido sole, attende dimagrito il pennello. Ascolto, spesso il mio animo è soltanto un albero muto, immoto nella calura silente, lontano dal ronzio delle passioni, ma ascolto la sua voce, se tra le fronde bisbiglia il vento di primavera, dolce il profumo dei ricordi, risento la sua voce, se al soffio dell'autunno si sperdono le foglie volteggiando, odo il pianto se la sua voce si disperde nel fragore informe dell'invernale tempesta del dolore. Che poi si collega al tema dell'infinito. Ovviamente sono temi classici che ben conosciamo e a cui tu dai una nuova risposta. Natura, ascolto infinito. Beh, la natura, ovviamente, quando si c'è l'accettazione della vita nel suo completo e complesso di spiegarsi, è chiaro, si ama la natura, si è proiettati verso la natura di cui si coglie il fascino, la bellezza, ma questo è, vorrei dire, un topos di tutte le persone, universalmente sentito, da San Francesco che ama della natura tutti gli aspetti, da sorella fino a sorella morte, e vorrei citare la bellezza della natura, insita nella natura, amata da San Francesco, che condensata in un solo verso diventa mi illumino l'immenso. Che cos'è l'immenso? Quell'immenso che ci angoscia talvolta, con Leopardi quando dice che non sa cosa ci sia al di là della siepe. E però no, certo non ha la fede, il supporto della fede e quindi la interpretazione cristiana della vita, tuttavia naufragare nel mare dell'infinito gli dà gioia, gli dà dolcezza. E l'infinito diventa quel sogno che un animo sereno sa presagire quando capisce che l'unico modo per superare il limite imposto all'uomo, all'essere umano, dal Dio, dagli dèi, la terrestrità, può essere superato solamente confondendosi con il tutto, ritornando forse lì da dove siamo venuti, disperdendoci nella immensità della natura e nell'infinità del tempo. Vale a dire, e in questo l'ascolto, che l'ascolto è una
e l'ascolto, e l'ascolto ti porta, sì, l'ascolto, sì, banalmente, dalla situazione più banale dell'ascolto interpersonale all'ascolto di tutto ciò che ci circonda, cioè l'ascolto è ci permette di sentirci parte di un tutto di cui siamo elementi fondamentali, come il tutto è fondamentale per noi. Ascoltare significa ascoltare il silenzio, che è così denso di significato quando la natura, la vita, ma anche le persone ci vogliono comunicare qualcosa, molto più è intensa la comunicazione proprio quando avviene attraverso il silenzio. E poi c'è l'ascolto inteso più banalmente del prestare la propria attenzione agli altri, in quel reciproco bisogno di comprendersi, di capirsi e di ritrovarsi, vorrei dire, fratelli, cioè parte di uno stesso disegno, di una stessa realtà, anche trascendente. Mi ha colpito recentemente una mia allieva che mi ha scritto, che sa per lavorare con me, che ha avuto molti problemi di tutta natura psichica, e io ho cercato di aiutarla, di incoraggiarla a laurearsi, per fortuna di saper laurearsi. Mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ha detto: io penso che non esiste la felicità individuale se noi non siamo in grado di comprendere perché gli altri sono felici, come riescono a essere felici gli altri. Cioè, perché noi abbiamo il patrimonio della felicità, è un patrimonio comune, non è un patrimonio individuale. Noi possiamo comprendere la nostra stessa felicità se comprendiamo anche la felicità degli altri, in qualche modo tingiamo la felicità degli altri come ad una fonte. Da qui la grande curiosità, la grande necessità di ascoltare, di apprendere, di essere sensibili verso questo approccio di comunicazione, sì, permanente. No, di comunicazione permanente, comunicazione reciproca. Va bene, allora io mi fermerei qua, ringrazio moltissimo Adriana, però prima vi leggo chi siamo, poi dopo la ringraziamo con un applauso. Quando sul muro scalcinato della vita legge lieve l'ombra della morte, fugge con gli uccelli della sera la poesia, trema nell'aria l'eco del pensiero che risillaba la domanda estrema che fu anche la prima: chi siamo? Un applauso. Mi hai facoltà. La prossima volta parlare di Nomos, quindi la ritrovo con tutte le mie vecchie. Sì, no, non so. Leggiamo questo sullo stesso, più o meno sono. Sì. Approdo. Dove riparerà l'alito divino che fu mio, che plasmò il fango in anima vivente, non tra case o boschi, né tra le nuvole del cielo. Scivolerà tra i fili di luce, nell'afflato universale, che di eterna bellezza il Logos dispose. Non potrà raccogliere alcuno l'ultimo respiro, solo puoi riconoscerlo nel vento che soffia presenza di luce tra le crepe del cuore o tra i rami desolati dell'inverno. Ecco, questa è una testimonianza di fede. Logos è il verbum, il verbo incarnato. Logos ha disposto tutto in eterna bellezza, il cosmo dal caos, l'ordine dal disordine,
E quindi questo sentirsi parte nell'afflato universale che il Logos dispose in eterna bellezza è l'elemento più rasserenante, secondo me, del destino umano. Grazie. Però l'editore fa sapere che il libro costa 10 euro. Grazie, sono lì in fondo le copie. La settimana prossima abbiamo altri due poeti che vengono da molto lontano, li presentiamo, anche Rita Pacillo, che è una poetessa beneventana, giovane, molto giovane, non più giovanissima, perché l'abbiamo presentata talmente tanti anni fa. Però considerata dai giovani poeti migliori in Italia, e la presentiamo, non presentiamo un suo libro, ma lei ci aiuta a coordinare l'incontro, vengono due poeti di Milano, e poi ritorniamo con un altro degli ospiti particolarmente graditi qui da noi in fondazione, che è il professor Briganti, che ci parlerà del tema dell'acqua come bene comune, un altro dei temi. Cambiamo, non ci occupiamo più di poesia, ci occupiamo di una poesia ulteriore nella natura della vita che è l'acqua, ma ne parleremo in un'ottica giuridica, in un'ottica soprattutto sociale, che è appunto quella del bene comune. Vi ringrazio tutti. Grazie a voi.